Ciao a tutti e benvenuti all'Angolo del Focolare. Oggi vorrei presentarvi il guardaroba capsula di Sole. Sì, anche Sole ha un guardaroba capsula, avevo già iniziato a farlo fin da quando è arrivata, avevo già iniziato a pensarlo prima che arrivasse, proprio perché trovo che i bambini davvero abbiano tante cose, troppe cose, e trovo che i bambini non abbiano bisogno di tutte le cose che si è abituati per abitudine, perché la società ce lo impone, ce lo consiglia, ce lo propone in diverse occasioni, in diverse modalità. Di tutte le cose, insomma, che siamo abituati a prendere loro. Ho quindi creato fin da subito un guardaroba capsula composto in realtà da un doppio guardaroba capsula cosciente, che comunque, per quanto poco, i bambini si sporcano più facilmente di un adulto, per cui ho creato subito un guardaroba capsula fatto del doppio dei miei capi. Vi faccio vedere il guardaroba capsula di Sole attuale e poi vi lascio ad un video che avevo registrato tempo fa dove vi raccontavo com'era andata la mia esperienza con il guardaroba capsula di Sole invernale e che cosa ne pensavo e quali erano le mie riflessioni in merito. Quindi iniziamo subito. Naturalmente l'intimo non ve lo mostro perché non fa parte del guardaroba capsula. Premessa: il guardaroba capsula di Sole è in questi cassetti, che sono dei cassetti di recupero che avevamo preso all'IKEA mille anni fa per una scrivania che non abbiamo più utilizzato e che stiamo utilizzando adesso, tolte le rotelle, e gli abbiamo messo questi piccoli disegnini fatti a mano in modo che anche lei sia in grado di riconoscere quello che è il contenuto del cassetto e possa scegliere e prendersi da sola. Lei infatti prende da sola tutti i suoi capi già adesso, e già adesso lei vuole scegliere quello che mette ogni giorno. Bene. Questo è il cassetto quindi delle t-shirt. Ci sono le t-shirt, sono 7 t-shirt, sono tutte più o meno nei colori rosa, bianco, grigio. Questo è l'unico extra, oh, my Wonder Woman. E queste quindi sono le 7 t-shirt di Sole. Abbiamo poi le magliette a maniche lunghe, quindi 7 magliette a maniche lunghe. Passiamo poi a queste, che sono un mix di maglie più pesanti. Lei non veste tanto pesante in questa stagione perché lei è molto calorosa e quindi veste molto leggero, quindi direi che 3-4 golfini le sono sufficienti. E poi ha delle camicie, alcune con le maniche lunghe, alcune con le maniche corte per la sera, quindi al posto che magari metterle il maglioncino, a lei metto le maniche lunghe in camicia. E di nuovo sottolineo, lei è molto 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 calorosa. Passiamo poi ai pezzi di sotto. Questi sono gli shorts di Sole, questi mi sa che erano miei e alcuni sono pezzi di recupero da parte del guardaroba di mia sorella, di mia nipote. Questi mi sono stati regalati, li adoro, però mi mancano alcuni shorts per i vestitini, perché mi piace metterle i vestitini corti con lo shorts sotto, in modo che possa andare via comunque comoda e libera anche se ha il vestitino. 14 paia di leggings, ripeto, 14 paia di leggings, di diversa pesantezza e di diversa lunghezza, per cui li metterà nella prima primavera e poi nella seconda primavera, a seconda proprio delle temperature, però 14 paia di leggings. E per finire pochi pezzi un po' più grossi, che sono quindi delle dei pantaloni di felpa, un paio di jeans e un altro jeans, blue jeans, che è addosso. Questa è una minigonna che porta benissimo, le sto da Dio. Ok, e una salopette col coniglietto perché è troppo bella. E per la parte piegata. Di qua invece ci sono tutti gli abiti, avrà un 14 abiti circa più o meno, sono tutti abiti primaverili, per primaverili intendo con la manichina. Ne ha altrettanti di estivi, perché mia nonna fa tantissimi vestiti, li fa lei, le piace farli. A me piacciono tanto gli abiti e a Sole piace tanto portare gli abiti. È un guardaroba capsula molto più abbondante rispetto al mio, però è giusto così. Magari valuteremo insieme a fine stagione come mi sarò trovata con questo guardaroba capsula di Sole, quante cose avrò realmente utilizzato di questo guardaroba capsula di Sole, e non vorrei separarmi troppo da queste cose, perché comunque, anche se magari ne utilizzo poche,
questa stagione, e se forse le andranno bene ancora, ripeto, se forse le andranno bene ancora il prossimo autunno, sicuramente le saranno utili per andare a scuola. Per cui guardo la capsula così in itinere. Io adesso vi lascio al video che avevo girato di nuovo un po' di tempo fa sul guardaroba capsula di sole invernale ragionato. Ciao a tutti e benvenuti all'angolo del focolare. Oggi volevo presentarvi il guardaroba capsula di sole invernale e vi volevo far vedere proprio anche a posteriori i ragionamenti che ho fatto sul guardaroba e sull'abbigliamento di sole. Intanto, perché un guardaroba capsula per bambini? I bambini, in particolare, parlando con le mamme, si sporcano tantissimo, hanno bisogno di tanti vestiti, hanno bisogno di tante cose. Più ne hai, più ne usi e non se ne esce più. Io in realtà ho avuto davvero per quest'ultimo inverno, per questi ultimi 6 mesi che abbiamo vissuto con sole, davvero pochi pochi pezzi. Qui c'è tutto il guardaroba di sole completo, di intimo, di notte, di tutto, e per alcune mamme sicuramente potrebbe essere sconvolgente. E anzi, qua ci sono dei pezzi che addirittura non ha utilizzato durante quest'inverno, cioè ci sono dei pezzi che ha utilizzato poco, e su questo quindi vorrei ragionare insieme a voi. Io inizio sottolineando che Sole quest'anno non è andata a scuola, quindi sicuramente se va a scuola magari ti servono proprio più cambi da lasciarle a scuola. Sole sta utilizzando il pannolino, per cui non capitano ancora incidenti. Sto parlando di un momento di vita molto particolare, di una bambina che è a casa col pannolino, eccetera. Quello che sto dicendo io sono solamente dei ragionamenti che ho fatto io, che quindi poi ognuno potrà ragionare ed applicare nella sua vita con le dovute modifiche, naturalmente. Allora, vi faccio vedere genericamente com'è strutturato il guardaroba. Allora, queste, però diciamo praticamente queste 7-8 magliette per sole. Sono tutte negli stessi colori, quelle che ho utilizzato di più sono questa bianca e un'altra bianca che è a lavare e queste due grigie, poi ce n'è un'altra a lavare e queste proprio giusto per cambiarsi. Scendendo c'è la parte delle magliette, queste qui di non lana, ma insomma un pochino più grosse. Questa è stata la pesantezza massima utilizzata quest'anno. La vera pesantezza massima è questa che è stata in utilizzo oggi, ma di nuovo è veramente veramente calda e quindi Sole la mette pochissimo. Queste nelle giornate più fredde Sole le ha messe con le magliette di qui prima, però le mette anche semplicemente con la canottiera. Ci sono naturalmente altre magliette, però questo è il concetto. Un 6-7 maglioncini di questa pesantezza e degli stessi colori perché si possano di nuovo amalgamare fra loro, eccetera. E il concetto è che con 6-7 pezzi si riesce tranquillamente a darsi il cambio e darsi il cambio addirittura per più di una settimana perché di nuovo. Cioè, se avete 6-7 pezzi riuscite a fare ben più di 7 abbinamenti e quindi siete a posto per ben più di una settimana. I pantaloni che abbiamo utilizzato di più sono dei pantaloni a, come si chiamano? A salopette. Le salopette mi piacciono molto perché sono molto comode. Si sente che se lo sta giocando, vabbè. Pantaloni e salopette li ho trovati particolarmente comodi perché le permettono di avere sempre il pancino caldo e di non avere due pezzi che magari appunto si staccano, si scombinano, eccetera. Con la salopette è sempre in ordine ed è sempre calda, in particolare appunto durante l'inverno. A parte questi, appunto, che sono dei pantaloni che stiamo utilizzando adesso proprio perché abbiamo tutti i pantaloni che avevo comprato in fine di utilizzo perché le arrivano praticamente a metà polpaccio ed è cresciuta davvero tanto. Anche questo lo stiamo utilizzando tuttora, sono dei jeans salopette, tra l'altro felpati al loro interno. E quindi ci sono stati davvero comodi tutto l'inverno, adesso stanno iniziando a diventare piccoli. Questo è stato un pantalone che mi è piaciuto tantissimo, più pagliaccetto, più corto, che però ho utilizzato solamente un paio di volte perché si è rotto.
tutto subito, praticamente questo si chiude, ma di questo appunto si è perso proprio il gancetto, quindi non si può chiudere e mi è dispiaciuto tanto proprio perché il colore stava benissimo, era proprio nei colori del suo guardaroba capsula, ma purtroppo appunto si è rovinato subito. Dello stesso materiale in questo velluto a coste, avevo un'altra salopette che adesso non trovo più perché le abbiamo già smistata nella selezione delle cose che non utilizziamo più. Era una salopette pantalone rosa, sempre in questo velluto, e anche quella è diventata improvvisamente corta da un giorno all'altro, e quindi con questi principalmente quattro pantaloni. Alternavamo poi anche questa minigonna con delle calze magari grosse, questa le va ancora bene, soprattutto perché questa è una di quelle minigonne furbe, ci sono anche dei pantaloni fatti così con l'elastico in vita, e quindi questa penso che la sfrutteremo anche quest'estate. E poi avevamo dei jeans che non sono questi di nuovo, quelli li sono diventati piccoli. Adesso abbiamo preso questi per la nuova stagione, comunque aveva degli altri jeans uguali a quelli praticamente. E quindi abbiamo fatto con quelle quattro salopette, la minigonna e i jeans, quindi un totale di 6 pezzi di sotto. Abbiamo fatto praticamente tutto l'inverno, senza contare naturalmente tutti gli abiti che aveva sole, li abbiamo da questa parte. Da questa parte, a parte appunto che ho iniziato a tirare fuori le giacche per la primavera, c'erano quei 2 o 3 abiti che abbiamo utilizzato durante l'inverno, e questi sono i nostri preferiti. Praticamente un abito di seconda mano di Aurora che abbiamo utilizzato tantissimo con calze grosse e diverse magliette di diverse pesantezze. Sotto, anche questo è un abito che ha fatto mia nonna in lana con appunto maglie di diverse pesantezze e collan di diverse pesantezze sotto. Anche questo è un abito, uno dei preferiti di sole che avete visto in vari video, sia quello del Natale che in altri video, e potendo lei sceglierebbe sempre questo, di mettere sempre questo. Direi quindi che con una buona lavatrice e un'asciugatrice non guasta, e pochi pezzi, 6-7 pezzi per tipo, siamo riuscite tranquillamente a gestirci per tutto l'inverno, a fare outfit mai noiosi, soprattutto perché mescolandoli fra loro sono sempre diversi. Un solo abito è stato in realtà frutto di acquisto impulsivo ed è stato questo. È una tuta da borsetta con scritto Glitter is the new black, e con i piedini di fuori, è caldissimo, vi faccio notare che sole è molto calorosa di suo, per cui questo lo tiene su pochissime ore al massimo. L'avrà indossato 2 o 3 giorni nel corso di tutto l'inverno, però quando lo mette anche a lei piace tantissimo, perché le piacciono tutte queste cose pucciosissime. Quindi questo è il suo guardaroba capsula ragionato. Quindi a posteriori com'è andato l'utilizzo vero vero del suo guardaroba. Devo dire che tante cose non sono state utilizzate appieno, se fossero mie le utilizzerei ancora ancora e ancora, ma lei di nuovo è cresciuta, per cui a malincuore le do via, come tante mamme. Quindi si inizia uno scambio di vestiti con le amiche, però sempre tenendo conto che non è necessariamente sempre vero che dobbiamo avere tanti, tanti, tanti vestiti, non solo per noi, ma anche per i nostri bambini. Un po' di attenzione in quello che prendiamo ci dà la possibilità di risparmiare tanto nel guardaroba dei nostri bambini e mandarli comunque sempre in giro in ordine. E spero di avervi dato qualche spunto di riflessione sul guardaroba vostro o dei vostri bambini, senza voler dare lezioni a nessuno, perché di nuovo sono mamma da soli 6 mesi e ne ho ancora di strada da fare, nel senso, vedremo poi quando andrà a scuola, magari mi servirà il doppio delle cose. Spero di non arrivare mai ad avere 10 volte tanto questa quantità di abiti, perché veramente non credo sia necessario. E niente,
Basta, spero vi abbia fatto piacere questo video. Se è così, fatemi un pollice in su. Se non siete ancora iscritti, dovrebbe esserci un pulsante qui da qualche parte per iscrivervi se vi piace questo genere di video. Io vi saluto qui, vi mando un bacio e alla prossima. Ciao!